Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Emanuela94, che mi chiede di parlare del film del 1972 di Massimo Dallamano, Cosa avete fatto a Solange, ovvero un thriller italiano, chiaramente post-argentiano, però tra i più interessanti. Prima di tutto è girato in Inghilterra, è liberamente ispirato da un romanzo di Edgar Wallace, e Dallamano lo dirige in modo ottimo, un film pieno sempre di un'atmosfera malsana, un'atmosfera cupa. In questo film è ambientato, come ho detto, a Londra, la storia di questo professore italiano che va a insegnare in questo liceo e diventa subito amante di una ragazza nonostante sia sposato. Mentre è con questa ragazza praticamente scoprono un omicidio, una ragazza appunto dello stesso istituto viene ammazzata lì per lì, la polizia si mette in testa che potrebbe essere il nostro professore, interpretato da Fabio Testi, ovvero Enrico Henry Rossini, ad essere il responsabile degli omicidi. Poi cominciano a ammazzarne ancora dell'altro, il nostro insieme alla moglie tradita, comunque si mette alla ricerca appunto di cosa c'è dietro a tutti questi omicidi, troverà una storia di abusi, una storia veramente incredibile e molto difficile appunto da sgamare se non per i nostri protagonisti, grazie agli indizi che riescono a tirare fuori. Quindi un giallo, un thriller chiaro e puro, chiaramente non un Woodenit come lo intendiamo, però un vero thriller all'italiana, di quelli che comunque fanno il loro porco mestiere, pur essendoci chiaramente l'assassino guantato un po' alla Dario Argento, però già l'ambientazione londinese rende il film abbastanza diverso, plumbeo in un certo senso. Poi abbiamo, come ho detto, Fabio Testi, che nonostante recita abbastanza in trance, nel senso sia abbastanza sempre con la stessa espressione, però riesce incredibilmente a rendere bene lo stesso il suo ruolo. Brava anche Karen Ball nel ruolo di Erta, sua moglie, così come sono abbastanza in parte tutti gli attori. È un film che funziona proprio perché la tensione è creata sempre bene. È un film che parla del dramma della sessualità distorta, della violenza sessuale, e lo fa attraverso il genere, senza tralasciare però elementi drammatici intensi e che lo rendono appunto uno dei migliori thriller post-argentiani del periodo. Dallamano comunque è un grande mestierante, uno che sa sempre dove mettere la macchina appresa, e anche qui riesce a creare delle ottime scene di omicidi, delle ottime suggestioni, a creare un'ottima tensione, come ho detto. Grazie anche alle belle musiche di Morricone, al solito, arrangiate e dirette dal grandissimo Bruno Nicolai, e ad una fotografia a dir poco splendida, il grande Aristide Massaceti, ovvero Cesamato, che fa anche una piccola particina facendo un agente della Scotland Yard. Senza dimenticare poi la bravura di una bellissima e bravissima Camille Keaton, che qui senza neanche parlare riesce però a darci tutta la forza del suo personaggio. Camille Keaton, che poi ritroveremo anche addirittura nel 2012 nella Stanza delle Farfalle, in alcuni dei camerotici. Per me è un film pienamente riuscito, un ottimo thriller, uno dei migliori di thriller italiani. Massacesi dimostra un'altra volta di essere veramente sottovalutato come autore, come direttore della fotografia, come montatore. È veramente uno che sapeva fare il suo lavoro come altri, come pochi altri, e ripeto, Morricone con le sue musiche comunque riesce a strutturare perfettamente la tensione insieme al montaggio. Il link è qua sotto, donate su Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, campanellina Facebook, seguitemi su Instagram, fate tutto il cazzo che vi pare, ma davvero questo è un film che, se amate il cinema di genere italiano, ma se amate anche il thriller anni 70 di qualsiasi tipo, è veramente un film che non può non essere visto. Questa Londra così cupa, così sempre messa come uno dei protagonisti della storia, e poi il finale è veramente bello, e il dramma riesce a mescolarsi benissimo al thriller, alla tensione, e quindi per me questo, pur non essendo un capolavoro né un grandissimo film, è un film che a tratti ha delle uscite eccellenti che lo elevano alla stragrande, sopra la media dei thriller italiani usciti dopo Argento, un film imperdibile per chi ama il thriller italiano, perché è uno dei più riusciti, almeno questo è il mio pensiero. Il link è qua sotto.